Seduta Fiume ieri sera in consiglio ad Acireale, deliberata l'acquisizione del pozzo Raneri, l'opposizione contesta, l'amministrazione precisa. Il sindaco di Giarre, Leo Cantarella, respinge le accuse sulle presunte gravi violazioni svolte nell'attività amministrativa, un clima di sospetti, dice, per gettare ombre. Aci Sant'Antonio, firmato un protocollo tra il comune e il centro servizi per il volontariato Etneo, obiettivo promuovere il volontariato. Bentrovati con il nostro TG Reporter. In primo piano dunque la delibera esitata ieri sera dal Consiglio Comunale di Acireale. Il Consiglio approva la delibera per l'acquisto del pozzo Raneri. Garantito, afferma il sindaco Barbagallo, il servizio idrico alla città, ma l'opposizione non è d'accordo. Vediamo. Seduta Fiume ieri sera in consiglio ad Acireale, argomento principe la delibera di acquisizione del pozzo Raneri che alla fine di un articolato dibattito è stata approvata dai consiglieri di maggioranza, 14 voti favorevoli, mentre tra i 6 consiglieri d'opposizione presenti 5 si sono astenuti, i consiglieri Coco, Ferlito, Manciagli, Sapienza e Trovato, mentre il consigliere Fichera ha votato contro. Con la delibera approvata si dà mandato al dirigente del settore tecnico, ingegner Giudice, di procedere all'acquisizione del complesso acquedottistico Raneri attraverso un mutuo da contrarre con Cassa Depositi e Prestiti per un importo complessivo di 6 milioni e 900 mila euro. Un iter iniziato nel 98 con la requisizione e successivamente con l'esproprio del comune. Il complesso acquedottistico Raneri, afferma oggi il sindaco Barbagallo, era e resta di fondamentale importanza per la distribuzione di un bene primario e fondamentale per una parte di territorio della nostra città. Non potevamo rischiare un contenzioso che avrebbe portato danni economici alla nostra partecipata e alla città. Dovevamo chiudere un esproprio avviato dal comune più di 20 anni fa. La Sogip per anni ha anticipato oltre 4 milioni di euro in nome e per conto del comune, appesantendo il proprio bilancio. Dovevamo decidere, e con grande senso di responsabilità abbiamo deciso, disinnescando tutti i possibili contenziosi e garantendo un servizio primario alla nostra città. A sottoscrivere l'operazione voluta dall'amministrazione sono poi risuonate nell'aula del Consiglio anche le parole di uno dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, il dottor Calogero Centonze, che ha sottolineato la correttezza dell'operazione. A noi quello che interessa è salvaguardare gli equilibri di bilancio. E quello che io dico è che un'operazione di questa è un'operazione che probabilmente nell'ottica complessiva è la più giusta per il comune, perché scusatemi il termine che non è in italiano perfetto, ma la riterrei una operazione la più giusta, la meno pericolosa, la più garantista nei confronti dei conti dell'ente. Su questo io condivido quello che è stato inserito in delibera e quello che abbiamo condiviso con la dottoressa Battaglia, perché evidentemente è vero che un contenzioso non possiamo dire come andrebbe a finire un contenzioso, ma un contenzioso di una società partecipata al 100% avrebbe comunque portato delle refluenze nell'ambito dei nostri bilanci. Nonostante le parole dell'organo di controllo e dei funzionari comunali che hanno istruito la delibera, i consiglieri d'opposizione non hanno fatto mancare le loro critiche, sottolineando che ancora si aspetta di conoscere la reale situazione debitoria della Sogip. Il consigliere Fichera, in particolare, in un comunicato afferma che non vi era alcun obbligo di acquisto del pozzo, che il prezzo fissato non era vincolante e che i diritti verso il comune di Acireale erano tutti prescritti. Fichera inoltre esprime dubbi sull'effettivo valore del costo del pozzo, soldi, aggiunge, che certamente pagheranno i cittadini. Esprime invece soddisfazione per l'approvazione dell'importante atto amministrativo l'assessore alle partecipate, che puntualizza
alcuni aspetti della delibera. Ma io credo che arriveranno solo benefici per il nostro ente, per il comune. Si chiude una vicenda che era iniziata nel lontano 98, che è proseguita per molti anni attraverso la SOGIP. Adesso il comune ha deciso di acquistare definitivamente il Pozzo Raneri. Questo comporterà sicuramente una maggiore patrimonializzazione per l'ente, un maggiore approvvigionamento d'acqua indispensabile, come è stato ribadito ieri sera in Consiglio Comunale, ma con documenti alla mano, perché il Pozzo Raneri è indispensabile per l'approvvigionamento idrico di Acireale, e soprattutto perché evita un rischio di un contenzioso che potrebbe portare certamente grande documento in primis alla partecipata, ma ovviamente con delle refluenze anche sul comune. La richiesta che era stata formulata era una richiesta di oltre 12 milioni di euro, perché in tutti questi anni, dal 72 addirittura, è stata emunta l'acqua da quel pozzo, e quindi i rischi erano altissimi, e in questo credo che siamo stati comportati dai pareri di tutti i tecnici che hanno istruito lungamente la pratica con molta attenzione, anche da quello dei revisori dei conti, che non hanno fatto mancare ieri sera in aula di sottolineare questa circostanza. Vorrei solo sottolineare e evidenziare alcuni aspetti e alcune imprecisioni che sono circolate in queste ore. L'aumento in tariffa che pure ci sarà, ma è un aumento in gran parte, se non quasi totalmente, dovuto all'incremento dei costi dell'energia elettrica che la SOGIP ha dovuto subire negli anni passati. Ricordiamo tutti la crisi che c'è stata. L'ARERA autorizzerà questo aumento, quindi quella parte di cui si dice, perché adesso verranno pagate con 3 anni di retroattività, riguarda soltanto questo aspetto qua. Il pozzo inciderà per non più di 2-3 euro l'anno, ma a partire dal 2024, quindi non è corretto dire ai cittadini che ci sarà un aumento con effetto retroattivo. Allora, a questo punto abbiamo intervistato anche l'amministratore unico della SOGIP, il geometra Salvatore Messina. Lo sentiamo. Commento assolutamente positivo. Diciamo che a mio avviso il voto di ieri sera ha qualificato in maniera molto positiva la classe politica degli ultimi 20 anni. Sarà completato con questo passaggio un iter che metterà il Comune di Acireale nelle condizioni di essere il comune più ricco di risorse idriche di tutta la provincia. Quindi non solo sarà possibile garantire in maniera soddisfacente le esigenze delle nostre utenti, ma sarà anche possibile poter dare la propria disponibilità a che l'acqua che emungiamo dai nostri pozzi potesse servire anche per soddisfare e risolvere problematiche dei territori adiacenti. L'impegno economico apparentemente può sembrare una cifra sostanziale, ma è inferiore alla cifra che comunque avremmo pagato se avessimo comprato l'acqua. Quindi diciamo che è un costo che è in difetto rispetto a quello che sarebbe costato se invece di acquisire i pozzi avessimo comprato l'acqua dai privati. Quindi assolutamente positivo sia la strategia che il grande senso di responsabilità che la classe politica ha dato ieri sera, a conferma di quello che era stato avviato già negli anni passati. Per gli utenti non cambierà nulla, ci saranno gli aumenti che sono fisiologici, che derivano soprattutto dall'energia elettrica. Le immobilizzazioni dell'acquisizione di questo patrimonio potranno incidere 3-2 euro all'anno per ogni utente, ma sono fisiologici, che dipendono anche, potrebbero essere attribuite, se avessimo comprato l'acqua l'aumento sarebbe stato di più di 2 euro, perché avrebbe pesato sull'acqua il peso dell'energia elettrica, la manutenzione, che noi facendo in economia diretta e realizzando un'economia di scala riusciamo a contenere. Cambiamo argomento: sfruttare ad Acireale gli scavi per interventi pure nei sottoservizi, un'idea del consigliere comunale Paolo Monaco, che potrebbe svilupparsi adesso su Via Carico, dove presto saranno attuati dei lavori. Via Carico, tracciato che si snoda nella frazione di Santa Maria Ammalati, ottimizzare le modalità di intervento,
ad esempio con la realizzazione di una rete metanifera o potenziando la rete idrica, accrescendo così i benefici per la collettività e riducendo sensibilmente, per contro, costi e disagi per i cittadini. È questo l'intento che sta portando avanti ad Acireale il consigliere comunale Paolo Monaco, primariamente per quanto riguarda la via Carico, dove fra qualche settimana, nell'ambito del PNRR per la prevenzione del rischio idrogeologico, avranno inizio i lavori per la realizzazione di un canale di smaltimento delle acque piovane. Un'idea con utile vista però per l'intero territorio acese, che già da qualche tempo il consigliere Monaco ha avuto modo di evidenziare nelle sedi opportune e pure in aula, ciò durante i lavori consiliari attraverso una proposta formulata un anno fa. Nei mesi scorsi gli uffici comunali lavori pubblici, ha sostenuto Monaco, hanno convocato in tal modo i responsabili della SOGIP per una prima verifica dei lavori che saranno attuati su via Carico e una parte della via provinciale, sempre a Santa Maria Ammalati. Ora, ha aggiunto Monaco, ufficialmente richiesto al dirigente un aggiornamento circa le interazioni fra l'ente e la SOGIP, essendo ormai all'orizzonte l'avvio degli scavi. Si è deciso quindi, ha concluso Monaco, di convocare a breve un tavolo tecnico anche con la partecipazione della ditta aggiudicataria dell'appalto. Nella popolosa frazione di Santa Maria Ammalati l'obiettivo di questa possibile interazione sarebbe l'ampliamento della rete metanifera, in considerazione del fatto che la citata località, per la maggior parte, ne risulta ancora priva. L'auspicio di Monaco è che tale modus operandi, in questo caso da parte della municipalizzata SOGIP, possa mettere radici per il futuro, per le diverse esigenze anche attinenti la rete idrica. Spazio alla cronaca: 80 bombe carta nascoste in garage. Gli agenti della Polizia di Stato di Catania hanno arrestato un quarantenne per detenzione illegale di esplosivi. L'uomo, già sottoposto ai domiciliari, era stato segnalato alle forze dell'ordine dal padre, che richiedeva l'intervento della polizia a seguito di una lite. Gli agenti, giunti nell'abitazione in via Ustica per sedare appunto il litigio, hanno scoperto gli ordigni ispezionando il garage e da lì è nato l'arresto del quarantenne. Investe un pedone e scappa per ben due volte senza prestare soccorso, ma viene incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. È successo ad Aci Sant'Antonio, dove un 72enne è stato denunciato per lesioni personali e omissione di soccorso. Il botto, lo schianto e la fuga. Ha dichiarato di non essersi fermato perché non aveva compreso quanto fosse accaduto, ma ciò non è bastato. Un 72enne di Aci Sant'Antonio ad evitare la denuncia per omissione di soccorso e lesioni personali a seguito di un incidente avvenuto domenica pomeriggio in via Giacomo Matteotti. Intorno alle 18 la segnalazione alla centrale operativa dei carabinieri riguarda un automobilista scappato dal luogo di un sinistro, omettendo di prestare soccorso alla propria vittima, un 60enne del posto. Gli operatori del 118 hanno provveduto all'affidamento del malcapitato, alle cure del personale medico del pronto soccorso dell'ospedale di Acireale, da cui è stato successivamente rimesso con 30 giorni di prognosi a causa delle ferite riportate. Le indagini dei carabinieri della stazione locale hanno subito ricostruito la dinamica dell'incidente sulla base del vaglio delle immagini di videosorveglianza. Un'utilitaria blu aveva colpito il 60enne mentre attraversava la strada, urtandolo con la parte destra del veicolo e facendolo sbalzare prima sul cofano e poi sull'asfalto. Il veicolo è stato a breve identificato come di proprietà di un 72enne residente ad Aci Sant'Antonio, raggiunto nella propria abitazione proprio mentre stava parcheggiando l'auto incriminata. Un quadro indiziario confermato dalla presenza del faro destro anteriore danneggiato, parte del cofano ammaccata e da una lesione sul parabrezza nel lato dove era avvenuto l'impatto con il pedone. Il 72enne ha in un primo tempo sostenuto di non essersi fermato perché non aveva compreso cosa fosse accaduto, ma le immagini di videosorveglianza hanno smontato la sua versione dei fatti e aggravato la sua già delicata posizione. 5 minuti dopo l'impatto, l'uomo era infatti tornato sul posto, viaggiando però nell'opposto senso di marcia, forse per sincerarsi la gravità di quanto commesso, e nemmeno stavolta si era fermato a prestare soccorso. Fatti che gli sono valsi la denuncia e la sospensione della patente di guida. Carabinieri in azione a Catania. I militari hanno arrestato un topo d'auto, un 50enne catanese, sventando il furto di alcuni effetti personali contenuti nella vettura di un 25enne. Dopo aver infranto il finestrino, il topo d'auto aveva provveduto a fare man bassa di quanto trovato sui sedili e si era allontanato con nonchalance, venendo però segnalato da un cittadino al 112. I militari
militari lo hanno bloccato e messo in sicurezza mentre tentava di disfarsi della refurtiva. Un paio di pattini, quattro accendini, un mini aspirapolvere da auto, alcune barrette di cioccolato e un martelletto usato per il colpo. Blitz antidroga a Paternò, dove i carabinieri hanno arrestato un 17enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Bloccato dopo un breve inseguimento a bordo dello scooter insieme ad un 18enne, il giovane è stato trovato in possesso di 6 dosi di marijuana e 700 euro, risultato il provento dello spaccio. Esce di casa per una passeggiata ma era ai domiciliari, arrestato a Catania un 39enne per evasione appunto dagli arresti domiciliari. Identificato mentre percorreva via Capopassero, l'uomo per sfuggire all'arresto ha provato a spacciarsi per il fratello, non riuscendo però ad ingannare le forze dell'ordine. E proprio nella giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne, gli agenti della Polizia di Stato di Catania sono intervenuti per sedare l'ennesima aggressione, arrestando un 31enne che per motivi di gelosia aveva percosso la compagna danneggiandole gli occhiali da vista. Al culmine di una serie di comportamenti ossessivi, l'uomo aveva colpito la donna per una semplice foto spensierata trovata sul cellulare. Cronaca giudiziaria, sono 3 le condanne emesse dal Tribunale di Catania per il tentativo di estorsione ai danni dell'ex dirigente, presidente della Cireale Calcio Cirino Pulvirenti e della moglie Giulia Caruso. Si tratta dell'ex socio in seno alla società Daniele Notarrigo, condannato a 4 anni e 5 mesi e l'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici, e ancora dell'esponente della famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano, Orazio Santonocito, condannato a 6 anni e 8 mesi, e Alfio Caruso, condannato a 4 anni e 5 mesi. I 3 avevano tentato di ottenere l'indebito pagamento di una cartella esattoriale di quasi 80.000 euro, minacciando più volte Pulvirenti e costringendolo a recarsi nella macelleria di Santonocito e a San Pietro Clarenza per versare rate da 800 euro. Qui erano stati arrestati nel maggio dello scorso anno per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Adesso ci fermiamo, una breve pausa pubblicitaria. A tra poco. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi accetta tutte le impegnative con esenzione. È aperto tutti i giorni dalle ore 6 incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia e riservatezza. Idee moderne e strutture in legno pretagliate. È così che nascono le proposte di Arte in Legno. Arte in Legno realizza case in legno e bioedilizia, case mobili con omologazione MCTC, tetti, tettoie, gazebo, soppalchi e controsoffitti in legno. Inoltre Arte in Legno è montaggio di finestre per tetti, VIP installatore professionale Velux. Arte in Legno realizza anche case sull'albero. E se l'albero non ce l'hai, te lo portiamo noi. Arte in Legno di Enrico Terrana. Professionalità e affidabilità per opere che durano nel tempo. Presso il Parco Commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta. Info 349-877-0590. E ricordatevi, Arte in Legno, il preventivo senza impegno. Marchi ottica e fotografia OXO, ad Acireale, in Corso Italia 18 A e B. Se si tratta di mangiare buon pesce, Pianeta Mare.
Oggi, dalla grande esperienza della pescheria, è nato il ristorante Pianeta Mare. Un'elegante location dove puoi gustare tantissime specialità e il pescato del giorno. Pianeta Mare, un posto sicuro dove approdare per la qualità di ciò che ti viene offerto, per la cordialità di chi ti serve al tavolo. Pianeta Mare, ristorante a Capomulini, in via Garitta 14 16 18, all'inizio del lungomare subito a destra. Pescheria in via dei Casali di Aci 6, Aci Reale. Pianeta Mare, l'eccellenza del mare. Nei supermercati Tocal, qualità e convenienza, sempre! Scopri le nostre incredibili offerte dal 22 novembre all'1 dicembre. Findus pisellini primavera, 700 grammi, 3,49 euro. Garofalo, pasta di semola, formati classici, 500 grammi, 69 centesimi. Ogni 20 euro di spesa, subito un buono sconto di 5 euro, da utilizzare solo nei giorni 2, 3 e 4 dicembre, su una spesa di almeno 30 euro. Farmacia Impellizzeri. Passione e professionalità a tua disposizione. Oltre ai farmaci, tanti servizi. Screening, servizio di holter pressorio e cardiaco, ECG, MOC, controlli al sangue immediati. Banco etico, reparto cosmesi, reparto celiachia e alimentazione speciale, consulenza nutrizionale e sportiva. Farmacia Impellizzeri è anche app per le promo e prenotazioni. Consegna con PharmaLocker H24 a domicilio. Farmacia Impellizzeri. Ti aspettiamo in via Giovanni Verga 47 a Aci Reale, anche solo per un consiglio. Da Garozzo SRL, rivenditore Renault e Dacia, sappiamo come consigliarti. Ti offriamo le migliori promozioni del momento e una gamma di modelli all'insegna dell'innovazione, del piacere della guida e dell'efficienza dei consumi. Se hai scelto Renault o Dacia, il rivenditore autorizzato è Garozzo SRL. Assistenza tecnica con personale qualificato. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia, ad Aci Reale, in via Loreto Balatelle 144. Per info 095 765 51805. Autoriparatori di fiducia da sempre. Eccoci tornati in diretta con la seconda parte del nostro TG, un tentativo politico di screditare la mia attività amministrativa. Così il sindaco di Giarre, Leo Cantarella, tornando sulle accuse ricevute in merito a presunte gravi violazioni che sono state denunciate in un esposto. Vediamo. Una regia politica che tenta di gettare ombre sull'attività amministrativa. Non ci sta il sindaco di Giarre Leo Cantarella dinanzi al clima di sospetti scatenato dalle accuse in merito alle presunte gravi violazioni di legge condotte contro la Costituzione al vaglio del Dipartimento regionale delle autonomie locali. La miccia che ha dato il via all'ennesima bomba piovuta sul comune in una fase contrassegnata da instabilità, un esposto inviato lo scorso 14 ottobre al prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi e che quando si apprende portò nome e un cognome, quello dell'ex assessore in seno alla giunta d'Anna Dario Limura, che accusa Cantarella di un ampio ventaglio di gravi condotte, dall'assegnazione diretta di un immobile a un'associazione senza bando pubblico sito nella frazione di Macchia, a interferenze sugli organi gestionali dell'ente che il primo cittadino avrebbe tentato di subordinare ai propri indirizzi politici. Su apposita richiesta del Dipartimento regionale, il segretario generale del Comune è attualmente al lavoro per la redazione di una relazione dettagliata che permetta di fare luce su una situazione che, se comprovata, potrebbe portare tra le conseguenze all'orizzonte anche la rimozione dalla carica di Cantarella, che ha però con forza respinto tutte le accuse definendo l'esposto un attacco infondato, dichiara matrice politica. Ho agito secondo la normativa vigente, dichiara il primo cittadino, e con il pieno supporto dei funzionari, senza mai esercitare alcun tipo di pressione o ingerenza nell'attività gestionale che compete agli uffici. Il firmatario dell'esposto è lo stesso di altre segnalazioni, poi archiviate perché ritenute infondate, che avevano il solo fine di gettare ombre sulla mia attività amministrativa. Cantarella si dice quindi pronto a dire le vie legali e a tutelare nelle opportune sedi il proprio operato. Una nuova cappa di veleni e sospetti sembra essere calata nuovamente, spazzando via il clima di calma apparente che aveva accompagnato la chiusura della crisi e il rimpasto della giunta. Voci di corridoio confermerebbero quella regia politica già denunciata da Cantarella come volta a screditarne l'operato e che non risparmierebbe nemmeno il neoassessore Leo Patanè, il cui ingresso nella squadra di governo avrebbe finito col suscitare più di qualche mal di pancia. La scacchiera freme in attesa della prossima mossa. Obiettivo: promuovere il volontariato. Firmato questa mattina ad Aci Sant'Antonio un protocollo tra Comune e CSVE. Il volontariato in Italia rappresenta un tassello importante, spesso interviene dove le istituzioni non riescono ad arrivare. Per questo fondamentale è la stesura di protocolli di collaborazione, come quello firmato stamane al Comune di Aci Sant'Antonio e il Centro Servizi per il Volontariato Etneo.
Alla firma dell'atto formale il sindaco Quintino Rocca e il presidente del CSVE Salvo Raffa. Da oggi sancito l'inizio per lavorare su azioni più concrete per il welfare comunitario e la nascita di nuove organizzazioni di volontariato sul territorio. Questo territorio che man mano sta crescendo, non ultimo anche la costituzione da parte del comune di Aci Sant'Antonio del gruppo comunale, dei volontari del gruppo comunale di protezione civile. Questo a riprova che c'è una forte sensibilità in tutte le Aci e allora diciamo anche su questo territorio vogliamo, grazie anche alla condivisione dell'amministrazione comunale, vogliamo attivare un percorso che possa supportare, accompagnare i nostri enti del terzo settore e soprattutto aiutarli sempre più a crescere, un lavoro sinergico che va fatto insieme a tutte le realtà del terzo settore, anche così per completare rispetto ai 118 comuni che il centro di servizi per il volontariato diciamo tra virgolette serve come competenza territoriale, per continuare a mettere dei tasselli, a valorizzare sempre di più il ruolo dei volontari e il ruolo del volontariato. Tra gli aspetti che il protocollo intende approfondire anche quello relativo alla valorizzazione del tema ambientale, dove a tal proposito non si escludono delle novità in tal senso. Supporto poi del lavoro di rete degli enti del terzo settore per lo sviluppo della cultura del dono, per la cura dei beni comuni. Insomma, da questa firma non si possono che trarre dei benefici. Dare diciamo una forma organica alle strutture di volontariato presenti nel territorio, io dico spesso offrono dei servizi e dei servizi senza le quali la politica non riuscirebbe a dare risposte, e quindi un protocollo del genere mira a valorizzare queste cose, se non tenta di farlo col centro di Aci Reale, che in questo si è mostrato un'eccellenza all'interno del nostro territorio. Manutenzione stradale in primo piano ad Aci Sant'Antonio. Stamane la consegna di un nuovo mezzo alla squadra del servizio di manutenzione comunale. Un contributo fondamentale alla manutenzione del territorio comunale. Piazza Maggiore ad Aci Sant'Antonio ha visto la consegna e inaugurazione del nuovo porter per la squadra di manutenzione. 35.000 euro la somma stanziata per l'acquisto del nuovo veicolo che verrà incontro alle esigenze del neointegrato servizio di manutenzione comunale, implementando l'efficienza negli interventi nel trasporto dei materiali. Un intervento salutato con soddisfazione dal sindaco Quintino Rocca e dalla sua giunta, in un periodo contrassegnato da intensi interventi di rigenerazione delle reti stradali danneggiate dal nubifragio, con le ditte al lavoro per il ripristino dell'asfalto e che procederanno a un secondo giro ricognitivo dopo aver già ripianato le criticità più importanti. Un giorno importante perché inauguriamo un nuovo mezzo che può sembrare una cosa insignificante, ma è una cosa davvero importante, perché è anche una garanzia per i lavoratori di lavorare in sicurezza, no? Noi abbiamo rifondato la nostra squadra manutenzione, abbiamo due nuovi operai e oggi potranno lavorare anche in sicurezza con un nuovo mezzo e potranno essere più efficienti e più efficaci nello svolgere le loro mansioni. Faremo manutenzione sulle strade, manutenzione sulle scuole e in più servirà anche per il trasporto di transenne e attrezzi vari per il comune. È un comune che cresce, una programmazione già iniziata con l'amministrazione Caruso, avevamo in mente di comprare un mezzo per la manutenzione, ci siamo riusciti, abbiamo portato a casa questo bel risultato. Ultimi appuntamenti ad Aci Reale nell'ambito di Rosso come Amore, promosso dal Comune in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In Piazza Duomo questa mattina gli studenti protagonisti a modo loro hanno gridato il loro no con il ballo e il canto alla violenza sulle donne e cosa per loro vuol dire amore. Siamo convinti che il lavoro fatto in questi anni, ha detto l'assessore alle politiche sociali Valentina Pulvirenti, possa contribuire a consolidare in loro la coscienza dell'importanza dei comportamenti basati su rispetto, ascolto, accoglienza e autostima. E questa sera alle 19 nella Basilica Cattedrale in Piazza Duomo ad Aci Reale, incontro dal titolo Venera, una testimone dei nostri giorni, incontro promosso dalla FIDAPA di Aci Reale e in collaborazione con la Diocesi, la Deputazione della Reale Cappella di Santa Venera e la città di Aci Reale. Moderato dalla prof. Donatella Sciacca, interverranno Simona Postiglione, presidente emerito della Deputazione della Reale Cappella, e Gisella Scinona, fashion art designer. A relazionare lo storico dell'arte, Don Antonio Agostini,
intermezzi musicali a cura del soprano Rossana Leonti, accompagnata all'organo dal maestro Vera Pulvirenti. Adesso ci fermiamo, ancora una breve pausa pubblicitaria. A tra poco. A Natale facciamoci un regalo partecipando alla raccolta volontaria per far dono di un'ambulanza di ultima generazione all'Associazione Misericordia di Acireale. Aiutateci ad aiutarvi. Le donazioni volontarie si possono effettuare tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT 28Z 0896 26201 0001 000 000 52813, intestato a Fraternità di Misericordia di Acireale ODV, con la causale contributo per acquisto ambulanza. Al vostro servizio da 5 anni. Farmacia Piano d'Api, i farmacisti di fiducia. Non solo farmaci, ma ciò di cui hai bisogno per la cura del viso, del corpo, dei capelli. Vieni a trovarci, siamo a poca distanza dal centro, a Piano d'Api, con un ampio parcheggio privato che ti fa risparmiare tempo e stress. In più, puoi prenotare i farmaci anche telefonicamente allo 095 419 2628 e ritirarli al box esterno a qualsiasi ora, o possiamo effettuare il servizio a domicilio. Farmacia Piano d'Api, via Ispica 29, Acireale. In occasione di questo anniversario, venite a scoprire in farmacia le promozioni che vi abbiamo riservato sui prodotti della Crissi e sui prodotti della Tricologia. Altair Club Acireale, il centro sportivo che stavi cercando. 3 piscine, 3 sale fitness, un'area all'aperto immersa nel verde, una zona wellness dotata di sauna e bagno turco, ambienti moderni, attrezzature di ultima generazione e trainer qualificati rendono Altair Club Acireale uno dei migliori centri dedicati al benessere e alla cura del corpo. Altair Club Acireale, via Lazzaretto 25, 095 60 13 48, ampio parcheggio. Informa con la mente e con il corpo. InnovaSol Energy Solutions apre un nuovo showroom ad Acireale. InnovaSol progetta e realizza in tutta la Sicilia, chiavi in mano, impiantistica civile e industriale, realizzando sistemi fotovoltaici, solari termici, climatizzazione a pompa di calore. InnovaSol, un pool di professionisti presenti nel settore da oltre 15 anni, in grado di risolvere rapidamente, attuando le soluzioni più consone al caso, qualsiasi problema di risparmio energetico. Venite a trovarci nel nostro nuovo showroom in piazza Europa 12 ad Acireale. Valuteremo insieme le proposte di mercato, le opportunità e i vantaggi. Per info e appuntamenti 095 293 9827. I professionisti scelgono Control Tech perché sanno che possono contare su un'assistenza rapida su PC e stampanti, sulla riparazione o vendita di accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali o ecocompatibili, oltre a tutto ciò di cui hanno bisogno in ufficio a prezzi eccezionali. Control Tech inoltre elabora e stampa grafiche e loghi su qualsiasi materiale, realizza dai bigliettini da visita alle penne personalizzate alle insegne, e ha un vasto assortimento di abbigliamento per lavoro, anche personalizzato. Da Control Tech è possibile usare per gli acquisti il bonus docenti. Ad ACI Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Deco celebra 10 anni in Sicilia con il gruppo Arena. E per l'occasione abbiamo pensato a un concorso straordinario. Vinci una Fiat Panda al giorno. Dal 2 al 31 dicembre scarica o aggiorna l'app Deco Gruppo Arena. Fai la spesa, raccogli i gettoni e gioca per scoprire se hai vinto. Non perdere l'occasione di vincere una Fiat Panda al giorno e tantissimi altri premi. Scarica l'app e gioca subito. Deco, 10 anni al tuo fianco con il gruppo Arena. Centro Analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6.30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56 Q2, Acireale.
Nella terza parte lo sport, parliamo di calcio, crisi del fattore campo nel girone I di Serie D con il solo Ragusa a centrare i tre punti in casa. Se ne avvantaggia il Siracusa che vince a Scafati e guida da solo al comando. Il girone I di Serie D ha un nuovo padrone e il Siracusa che sbanca 1-0 a Scafati e resta da solo in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio sui campani a decidere il big match, l'Eurogol di Acquadro. Al secondo posto assieme alla Scafatese sale la Vibonese che torna a far punti dopo 2 sconfitte di fila andando ad espugnare 1-0 Licata grazie al colpo di testa di Berardi. Resta invece attardata la Regina che contro il Pompei va subito avanti di 2 reti, Ragusa si procura e trasforma un calcio di rigore e ancora Ragusa si inventa un diagonale a sorpresa. In avvio di ripresa però il Pompei la riapre, anche in questo caso sul rigore concesso per un'evidente mano in aria di Girasole. De Luca dal dischetto fa 2-1, poi a 4 minuti dal 90esimo arriva il pari campano con El Hilali. Si avvicina così al quarto posto il Sambiase che spugna 3-0 Enna, ospiti avanti con il colpo di testa di Zerbo su assist del solito Umbaca, poi la gara si innervosisce, ne fanno le spese Colombatti e Cicirelli espulsi, senza il suo numero 7 però l'Enna è spuntato e Lamettini nella ripresa ne approfittano, palla sanguinosa persa al limite dell'area ennese, Cataldi ne approfitta e serve Ferrara per il 2-0, al 20esimo della ripresa la chiudono i calabresi con l'assolo vincente di Solomon. Dietro il gruppo delle prime si fermano a vicenda Nuovi Gea e Castro Mufavara facendo 2-2 nello scontro diretto. Romero di testa porta in vantaggio i gialloblu, il pareggio giallorosso porta la firma di Trombino, pasticcio della difesa ospite, la conclusione della punta di casa piega le mani a scuffio e fa 1-1, pareggio che dura poco perché prima dell'intervallo palma al volo in spaccata riporta avanti gli agrigentini, il nuovo pari della squadra di casa si materializza in pieno recupero con il colpo di testa a fil di palo di Currò. Tanti gol nelle sfide della bassa classifica, importante passo avanti del Ragusa che batte 3-2 la San Cataldese e vede la salvezza, Boniglia di tacco da 2 passi porta in vantaggio gli Iblei al 12esimo che raddoppiano poi con Crisci che sorprende Dolenti sul primo palo. San Cataldese che riapre il match 10 minuti dopo con la volée di Germano, in avvio di ripresa però il diagonale di Akmetai riporta più 2 i padroni di casa. Un quarto d'ora dopo gli ospiti accorciano di nuovo le distanze con l'imperioso colpo di testa di Ponzetti, ma nonostante la mezz'ora più recupero rimanente i verdemaranto non riusciranno a trovare la rete del pareggio. Sconfitto in casa la Cireale che fa quasi tutto da solo contro la Nissa regalando dopo 9 minuti il gol del vantaggio a Semenzin, brava ad approfittare di una goffa incomprensione tra Zizzani e Rodio. Lo stesso Semenzin 5 minuti dopo si veste da assist man e serve a rotolo la palla dello 0-2. La reazione della Cireale porta al gol dell'1-2 firmato da Marchetti al palo centrato da Giuliano con una stoccata dalla distanza, ma nonostante un secondo tempo costantemente all'attacco i Granata non riusciranno a riequilibrare il punteggio. Sconfitta anche per il Sant'Agata che perde 3-2 contro il Locri, vantaggio calabrese con Pelle, pareggio di Manfrellotti, poi la doppietta di Rice porta i calabrese sul 3-1 prima della rete di Pussetto che rimette in partita il Sant'Agata. Non si gioca invece la gara tra Akragas e Paternò, il match nemmeno comincia per via di un malore del direttore di gara, seconda volta che capita in questa stagione nel girone I dopo Regina Cireale. La partita è stata rinviata a data da destinarsi probabilmente mercoledì 4 dicembre. E adesso una panoramica per quanto riguarda gli altri sport sulla pallanuoto e sul basket. Vince e convince la Brizza Cireale in Serie 1 femminile di pallanuoto che batte 15-8 la Lazio Nuoto e si porta a 6 punti in classifica. Grande prestazione quella offerta dalla squadra di coach Carlo Zilleri che si aggiudica i primi 3 parziali rispettivamente 3-2, 5-1 e 4-2, salvo poi pareggiare l'ultimo per 3-3. Una vittoria che permette alle brizzine di abbandonare seppur momentaneamente la zona calda di classifica dove invece rimane proprio la Lazio. In Serie 1 maschile sconfitta interna per la Nuoto Catania che si arrende 22-14 a Savona e rimane al terzultimo posto in classifica. Formazione di casa costretta sempre ad inseguire gli ospiti che si aggiudicano tutti e 4 i parziali per 6-4, 6-5, 6-2, 4-3 e che grazie a questa vittoria consolidano il terzo posto in classifica. Niente da fare invece per la Nuoto Catania che adesso sarà chiamata ad una reazione contro avversari però alla propria portata.
Nel basket, in divisione regionale 1, terza vittoria consecutiva per l'ACI Basket, che batte tra le mura amiche la Sula Sport Priolo 89-68 e sale al terzo posto in classifica. Gara in equilibrio per due quarti con i Granata che provano ad allungare e gli ospiti che puntualmente si rifanno sotto, portandosi addirittura in vantaggio in qualche frangente della partita. La svolta però nel terzo periodo, Panebianco, Casiraghi e 25 trovano con continuità la via del canestro. La difesa accese si chiude e non lascia spazio a Priolo e così a fine terzo quarto la C-Basket conduce per 73-48. Nel quarto periodo i padroni di casa si limitano a gestire il vantaggio accumulato e conquistano due punti importanti. In Serie C vittoria esterna per il Giara che sbanca Caltanissetta 80-62 e prova a rilanciarsi in classifica. Gara condotta sin dalle prime battute degli ospiti che sfruttano le ampie rotazioni a disposizione mantenendosi sempre in vantaggio con uno scarto rassicurante. Alla lunga l'invicta Caltanissetta non riesce più ad inseguire gli ospiti e così nel quarto periodo la formazione ionica trova i canestri decisivi che valgono la seconda consecutiva vittoria. In Serie B femminile infine ritorna alla vittoria la Pallacanestro Viagrande che batte a domicilio la Stella Basket Palermo 68-56. Dopo un inizio in equilibrio gli ospiti riescono ad allungare nel secondo periodo chiuso avanti di 10 punti. A rientro dagli spogliatoi il copione non cambia, la formazione di casa si ritrova costretta ad inseguire gli ospiti che mantengono il vantaggio sino alla sirena finale. Siamo al termine, andiamo a vedere insieme le previsioni in meteo per la giornata di domani. Vediamo assieme le previsioni del tempo. Mercoledì, regime di alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 21 gradi, valori notturni che non subiranno variazioni. Venti deboli. Grazie per essere stati con noi. TG Reporter torna domani, come sempre, alle 13:40. Arrivederci.